La terapia intensiva di Santa Croce e Carle è il centro hub per la provincia. Inoltre tradizionalmente siamo anche centro hub per il punto nascita di Pinerolo, che è convenzionato con noi da tantissimi anni. Oggi, grazie alla generosità del dottor Aragno e della fondazione dell'ospedale e della direzione generale, avrò modo di spiegare il lavoro che si esegue in terapia intensiva neonatale qui a Cuneo e il servizio di trasporto neonatale. C'è un'esperienza di tanti anni, difficile da costruire se non con tanto sacrificio. La neonatologia è una branca affascinante. Noi lavoriamo con le famiglie, questo tengo molto a sottolineare, cioè l'obiettivo è la salute di un bambino, ma all'interno della sua famiglia. Quindi tutta una parte assistenziale, vedremo delle cose di eccellenza, quindi anche tecnologicamente di eccellenza, ma l'eccellenza si misura anche su quanto le cure sono a misura di famiglia. Noi neonatologi ci parliamo molto, siamo molto in rete, di fatto sappiamo che cosa condividiamo, che è un'esperienza molto forte in realtà. La neonatologia è tutto sommato una disciplina abbastanza giovane, diciamo gli ultimi 30-40 anni, siamo cresciuti tutti insieme, quindi ognuno ha le sue competenze comuni in parte, ma anche competenze differenziate a seconda del livello di cura. Questa è un'attività che nessuno conosce, perché si pensa a un neonatino che nasce, quindi si pensa ai nonni felici, ai confetti, fiori, cose di questo genere, e obiettivamente è così, perché la realtà poi è questa. Poi c'è una piccola fetta di questo mondo che in realtà purtroppo viene conosciuta solo da chi ci cade dentro. E in realtà è una sorta di disciplina orfana in qualche modo. Quindi se si può far sì che questa venga conosciuta è molto importante, anche perché l'inizio della vita poi è comunque, quando si agisce su questi piccoli bambini, vuol dire comunque dare a questi bambini un futuro.